Don Antonio, voglio che mi racconti un po' di te. Nato a Pescia di Norcia, paesetto ai confini col Regno delle Due Sicilie, Regno di Napoli, su, sui confini. Seminario sono entrato a 12 anni a Norcia, Quando sei nato? 1930. Ho fatto il pastore in montagna, delle mucche, fino a 15 anni praticamente. Quindi fino all'inizio della guerra? Fino Sì, alla sì, fine sì. della guerra? No, no, fino all'inizio della guerra. Verso il 42 sono entrato in seminario. Come mai sei entrato in seminario? Perché non potevo, io ho studiato, la quinta elementare l'ho fatta a Roma e dovevo tornare a Roma per studiare dopo la quinta, quindi cominciare le scuole medie allora. E invece Roma bombardavano e entrai in seminario. Quindi è stata una scelta casuale entrare in Sì, seminario. vedi, il Padre Eterno se segna, ti serve della storia per guidarci, della storia ti serve. Sono entrato in seminario nel 42, 5 anni in seminario a Norcia, per essere inquadrato sulla disciplina, disciplina che vuol dire anche la severità. Dura, Quindi c'è avuto un'educazione molto rigida. Scon di studio e di disciplina, gli anni della guerra. 47, 1947 Assisi, 3 anni di liceo e 4 anni di teologia, 7 anni. 7 anni fa. Quindi da lì poi. Nel 54 ho detto messa. Quindi hai detto la prima messa. Sì. E dove l'hai detta, te la ricordi? A Pescia, Quindi sei Pescia, ritornato nel paese di nascita. certo. Quindi ti avevano, come si dice, un parroco quando lo mandano, No, no, comandato? ma io ho detto No. messa. Ah, ok. Dopo 15 giorni il vescovo è andato ad Agriano perché non aveva potuto trovare un altro prete per andarci, quindi non andai. Però poi dice che l'esperimento andava bene E e mi quindi fermò lì per 4 anni. ti hanno trattenuto a Agriano per Sì, 4 anni. 4 anni e qualche. Quindi siamo nel 59, 54, 58. 58. A novembre sono stato trasferito dal vescovo a Savelli. 9 novembre del 58 ho fatto Prende. l'ingresso qui a Savelli, in maniera solenne, solennissima. E te lo ricordi l'ingresso com'è stato? Come me lo racconti? Io non lo so, non lo conosco. La gente mi aspettava giù, bivio pennottoria, oltre Addirittura. questa cosa, sì. E mi accompagnarono con tutto il corteo. Tant'è vero che io lasciai la mia 500 giù e i ragazzi acchiapparono la 500 e ci fecero il giro di loro, mentre io Mentre venivi.